Aldo racconta l'escursione in Valtellina. Sì, per la prima volta, si può dire la prima volta, sono sceso alla stazione di San Pietro Berbenno, prima di Sondrio, la fermata prima del treno regionale, e sto incamminando in questa bella passeggiata verso quella chiesa là del paese che vedete in fondo. Qui è una zona molto aperta, ci sono prati, verdi, colline, si può dire. È una zona, San Pietro Berbenno, prima di Sondrio, avete capito? E devo dire che è un bel posto tranquillo, dove primeggia una voglia, di campagna, un senso veramente pastorale, si può dire. Io mi incammino verso. Si chiama il sentiero dei terrazzamenti, lo chiamano così. Ecco là in cima che si vede qualcosa di annunciato riguardo a quel sentiero. Guardate com'è bella la Valtellina, il cielo di oggi c'è un'aria pura, fresca e limpida. Sto studiando tutti i paesi della Valtellina partendo da Colico. È la prima volta che arrivo in questo luogo. Oh, che quella montagna là, si può dire là di fronte, è a forma quasi di un triangolo. Bellissimo guardare le nubi di oggi dove mi trovo in questo momento da solo, dove non c'è neanche una persona. In basso a questo paese c'è un supermercato dove tra poco vado a rifucillarmi. Ebbene, ebbene, adesso che lo so che esiste questo paese, San Pietro Berbenno, la prossima volta cerco di rimanere un po' di più a lungo come periodo. E intanto il viandante, il girovo che guarda sempre le case in affitto, è una speranza di trovare la casa a un ottimo prezzo in una zona che mi piace. Qui è nominato il sentiero, come ho detto prima, del terrazzamento. Vedete il campanile? Vi voglio far vedere la zona io dove sono esattamente adesso. Ho passato diverse fermate regionali col treno partendo da Colico, ho imparato quasi tutti i paesi e per di più vi dico che oggi è la prima volta che scendo in questo paese. Al primo impatto potrebbe non piacere perché è una cosa sconosciuta. Vedo che c'è tutta questa bella pista illuminata anche di sera. Eccola là la chiesa di fronte a me. Vi saluto dalla provincia di Sondrio!